Dal secondo libro di Samuele. Il re Davide, quando si fu stabilito nella sua casa, e il Signore gli ebbe dato riposo da tutti i suoi nemici all'intorno, disse al profeta Natan: «Vedi, io abito in una casa di cedro, mentre l'arca di Dio sta sotto i teli di una tenda». Natan rispose al re: «Va, fa quanto hai in cuor tuo, perché il Signore è con te». Ma quella stessa notte fu rivolta a Natan questa parola del Signore: «Va e di al mio servo Davide, così dice il Signore, forse tu mi costruirai una casa perché io vi abiti? Io ti ho preso dal pascolo mentre seguivi il gregge, perché tu fossi capo del mio popolo Israele. Sono stato con te dovunque sei andato. Ho distrutto tutti i tuoi nemici davanti a te e renderò il tuo nome grande come quello dei grandi che sono sulla terra. Fisserò un luogo per Israele, mio popolo, e ve lo pianterò perché vi abiti e non tremi più e i malfattori non lo opprimano come in passato e come dal giorno in cui avevo stabilito dei giudici sul mio popolo Israele. Ti darò riposo da tutti i tuoi nemici. Il Signore ti annuncia che farà a te una casa. Quando i tuoi giorni saranno compiuti e tu dormirai con i tuoi padri, io susciterò un tuo discendente dopo di te, uscito dalle tue viscere, e renderò stabile il suo regno. Io sarò per lui padre, ed egli sarà per me figlio. La tua casa e il tuo regno saranno saldi per sempre davanti a me. Il tuo trono sarà reso stabile per sempre». Canterò per sempre l'amore del Signore. Canterò in eterno l'amore del Signore, di generazione in generazione. Farò conoscere con la mia bocca la tua fedeltà, perché ho detto: è un amore edificato per sempre. Né cielo rendi stabile la tua fedeltà. Ho stretto un'alleanza col mio eletto, ho giurato a Davide mio servo: stabilirò per sempre la tua discendenza, di generazione in generazione edificherò il tuo trono. Egli mi invocherà: tu sei mio padre, mio Dio e roccia della mia salvezza. Gli conserverò sempre il mio amore, la mia alleanza gli sarà fedele. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, a colui che ha il potere di confermarvi nel mio Vangelo che annuncia Gesù Cristo, secondo la rivelazione del mistero, avvolto nel silenzio per secoli eterni, ma ora manifestato mediante le scritture dei profeti, per ordine dell'Eterno Dio, annunciato a tutte le genti, perché giungano all'obbedienza della fede, a Dio che solo è sapiente, per mezzo di Gesù Cristo, la gloria nei secoli. Amen. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazaret, a una vergine, promessa sposa di un uomo della casa di Davide, di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse: «Rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te». A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo. L'angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato Figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo regno non avrà fine». Allora Maria disse all'angelo: «Come avverrà questo, poiché non conosco uomo?» Le rispose l'angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su di te
e la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e chiamato figlio di Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito anch'essa un figlio, e questo è il sesto mese per lei, che era detta sterile. Nulla è impossibile a Dio. Allora Maria disse: ecco la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua parola. E l'angelo si allontanò da lei. La quarta domenica di Avvento quest'anno è in una posizione abbastanza singolare, perché la viviamo nella vigilia del Natale e quindi in modo molto forte sentiamo la vicinanza della celebrazione della nascita del Signore. E in questa domenica ci viene offerta una prospettiva particolare, appunto, con la quale vivere il mistero del Natale. Sempre ci viene presentato in questa ultima domenica di Avvento la famiglia di Nazareth, e in questa domenica in modo particolare siamo invitati a riascoltare l'annuncio dell'angelo a Maria, e quindi insieme a lei ci mettiamo in attesa, in accoglienza della nascita del Signore. Prepariamo insieme a lei questo ultimo tratto. E nell'annuncio che Maria riceve le viene data l'indicazione del valore di questa nascita, di chi è questo bambino. Si parla di un regno che non avrà fine. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre, regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe, il suo regno non avrà fine. In altre parole, l'angelo spiega a Maria che in Gesù si compie quella profezia che ascoltiamo nella prima lettura, la promessa fatta a Davide di un regno. Davide pensa di poter costruire una casa a Dio, di poter costruire un tempio dopo che ha costruito la reggia per sé, per la sua famiglia. Ma il profeta spiega a Davide che sarà Dio a fare una casa per lui, a costruire una realtà che rimane per sempre. La tua casa e il tuo regno saranno saldi per sempre davanti a me, il tuo trono sarà reso stabile per sempre. E questo perché dopo di te uscirà dalle tue viscere un tuo discendente, il cui regno sarà stabile. Io sarò per lui padre ed egli sarà per me figlio. Questa promessa fatta a Davide anima, alimenta l'attesa messianica del messianismo regale, appunto di un discendente di Davide che possa dare unità e costituire in modo definitivo il regno di Dio. Ecco, questo dono, questa presenza è riconosciuta appunto nel figlio che nasce da Maria, che viene chiamato figlio dell'Altissimo, quindi non soltanto discendente di Davide, ma quella descrizione, io sarò per lui padre, egli sarà per me figlio, acquista un valore singolare, inatteso, in qualche modo insperato, una relazione definitiva, effettiva, è quella che si realizza nella persona di Gesù. Attendiamo quindi la nascita del figlio dell'Altissimo. E a questo, dice Paolo, un mistero che è stato avvolto nel silenzio per secoli eterni, ma ora è stato manifestato. Ecco, finalmente in Gesù che nasce si può scoprire il senso di tante parole, di tante promesse che accompagnano la storia di Israele. Si può comprendere che cosa Dio vuole offrirci, che cosa vuole realizzare nella nostra esistenza. Ecco, il vero dono che noi celebriamo è il dono di questa rivelazione, della manifestazione di un mistero nascosto
e finalmente del quale siamo resi partecipi, la possibilità di vivere la comunione, appunto, che quel Figlio dell'Altissimo viene a condividere la nostra esistenza e ci dà così la possibilità di partecipare pienamente della vita stessa di Dio. Ecco, e questo accade appunto attraverso il servizio singolare affidato a Maria. Il Signore è con te, le dichiara l'angelo. C'è una presenza che qualifica l'esistenza e che provoca il rallegrati, sollecita a custodire questo atteggiamento. E Maria si preoccupa del come possa nascere, quasi che il resto fosse meno complicato, ma in realtà è molto più impegnativo tutto il resto che non la nascita che viene annunciata. Eppure su questo non c'è alcuna preoccupazione in Maria che Dio possa ritardare o non realizzi proprio in quel momento tutto quello che ha promesso. L'unico punto che le risulta difficile è come può entrarci lei, come può partecipare di questa vicenda. Le viene annunciato quindi questa nascita singolare. Colui che nascerà sarà santo, sarà chiamato figlio di Dio. Nulla è impossibile a Dio. Ecco, questa dichiarazione Maria è capace di accogliere, mettendosi a disposizione dell'azione di Dio. Ecco, la serva del Signore, venga per me secondo la tua parola. Ecco, in questo modo di essere di Maria, in questo modo di rispondere di Maria all'annuncio dell'angelo, abbiamo una indicazione fondamentale su come anche noi possiamo vivere il mistero del Natale, il mistero della Incarnazione, come possiamo anche noi dare il nostro spazio al Signore perché operi in noi, attraverso di noi, perché possa manifestarsi e costruire anche dentro di noi questo regno senza fine. Maria accoglie questo annuncio come qualcosa che la qualifica, la identifica, come un nome nuovo, una realtà nuova che dice chi è la serva del Signore, sapendo appunto che nulla è impossibile a Dio, anche il realizzare quello che per tanto tempo magari si è atteso. Ecco, anche per noi a volte può esserci come un senso di sproporzione, di insufficienza, di delusione nel non riconoscere pienamente realizzato in noi tutto quello che vorremmo, quello che potremmo pensare che il Signore voglia fare. Ecco, Maria ci insegna che perché questo si realizzi è necessario mettersi nelle sue mani, affidarci effettivamente a Lui. Questo ultimo tratto così breve del tempo di Avvento ci è dato per recuperare quindi la capacità del metterci a servizio, del dargli campo libero in noi perché possa realizzare i suoi piani. C'è un mistero nascosto che deve essere rivelato e è Dio che ha il potere di confermarci nel Vangelo, di rendere effettiva anche per noi questa rivelazione di un regno senza fine, di un regno che coinvolge tutti. Con noi possiamo farlo per quanto riconosciamo questa azione di Dio e gli diamo spazio. Come Davide, magari ci potrebbe venire voglia di essere noi a fare qualcosa, a mettere insieme dei materiali per costruire, ma ci viene ricordato che è il dono di Dio che dobbiamo accogliere, è Lui che compie l'azione fondamentale. Ma come Maria è possibile questa
azione di Dio solo per quanto noi gli diamo il permesso, per cui gli diamo questa possibilità di realizzare l'impossibile anche nella nostra persona, anche per noi. Con Maria mi pare in questo ultimo tratto di Avvento, in questa vigilia del Natale, ci dice di accogliere l'annuncio, di saper vivere la piena disponibilità nei confronti del Signore perché si possa realizzare anche in noi quello che ha pensato. Elisabetta lo ha fatto, Maria è stata capace di farlo. Ci indicano queste donne come si accoglie la vita, come si accoglie il dono che Dio vuole offrire. Se ci lasciamo educare da questa modalità, anche per noi il celebrare il Natale potrà essere effettivamente un'occasione di nascita, di rinascita, un'occasione nella quale lasciarci coinvolgere dal Figlio dell'Altissimo che viene a manifestare, a rivelare che il Regno di Dio è vicino, che il Regno di Dio ci riguarda e lo vuole fare per sempre, lo vuole fare in modo definitivo. Ecco, chiediamo quindi anche l'intercessione di Maria per essere capaci di vivere bene anche questo ultimo tratto di preparazione per disporci alla celebrazione del mistero del suo Natale.